Ciao, buongiorno, io sono meno coraggioso di Luigi e userò un microfono perché non ho tutta questa personalità che così almeno mi sentirete bene. Piacere di conoscervi, io sono Andrea Ponzoni e oggi vedremo un po' di cose che riguardano il self-management, dove ovviamente parleremo anche di comunicazione, ma non parleremo solo di comunicazione. L'obiettivo, poi dopo lo vedremo, è proprio quello di parlare di filiera di un progetto artistico, di capire cosa c'è dietro in un percorso di un prodotto artistico, un prodotto discografico o nella progettazione di una carriera artistica. La comunicazione è parte integrante del tutto, ovviamente, non è una fase che arriva in fondo e lo vedremo molto bene. Vabbè, innanzitutto mi presento, sono Andrea Ponzoni, ho una formazione come insegnante nell'ambito multimediale, sono stato un insegnante Apple, mi sono diplomato al Music and Multimedia, National Diploma in Music ed Excel di Londra e ho avuto tutto un percorso anche performativo, sono stato tastierista, sono stato pianista, ho fatto quel tipo di carriera prima di passare dall'altra parte della scrivania e di mettere quello che ho imparato negli anni, nel tempo, di mettere le mie competenze al servizio di altri artisti e di altri musicisti. Mi occupo di management, sono un manager che lavora con gli artisti. In questo caso vedete uno degli artisti con cui lavoro, che si chiama Cristiano Godano, di una band che si chiamano Marlene Kunz. Marlene Kunz è una band che forse non conoscerete, siete giovani. E Marlene Kunz sono una band rock che ha 35 anni di carriera, insomma in qualche modo ha contribuito alla nascita di un certo tipo di linguaggio in ambito rock italiano. Lavoro per una società. Questa società si chiama Fricomab, è una società che si occupa di discografia, di editoria, ma prevalentemente, e questo è il mio ruolo, si occupa di artist management. Lavoriamo con alcuni artisti, sviluppiamo strategie, aiutiamo gli artisti a crescere sia sotto il profilo della propria identità artistica scusate, ma un volto noto e quindi sono contento di vederti, ciao. E quindi mi capita insomma di lavorare con gli artisti per aiutarli anche a pubblicare i loro percorsi discografici e lavorare sulla carriera artistica. Questa cosa è strana, no, se ci pensate, perché un operatore dello spettacolo che si occupa di management artistico deve venire qua da voi a parlarvi di self-management, no? È bizzarro se ci pensate, perché è un po' come se dicessi i manager artistici non servono, cioè impariamo a fare le cose da soli, no? Vi racconto questo piccolo aneddoto, non ho voluto insomma, per scrupolo mettere, per etica, mettere lo screenshot. Quando è stato raccontato questo incontro, no? È uscita la comunicazione sui social di questo incontro, una mia collega, che è una manager di un artista piuttosto famoso, non vi dirò il nome, mi ha mandato un messaggio dicendomi: amico mio, adoro il tuo ottimismo. Noi generalmente sosteniamo che gli artisti con cui lavoriamo raramente riescono a essere in grado anche di pagarsi le bollette, ok? Ovviamente è una lamentela che tra di noi insomma ci facciamo. In realtà è proprio questo il punto focale, cioè qual è l'obiettivo di questo incontro? Ce l'avremo come mantra, qual è l'obiettivo di ogni cosa che andiamo a fare? Quando io lavoro con gli artisti, quando noi lavoriamo con gli artisti, forzare le attività di self-management sono benefiche in realtà, cioè metterli nelle condizioni di capire quali sono le fasi, metterli nelle condizioni di capire chi sono gli attori di una filiera, cioè cosa significa fare un progetto discografico, cosa significa comunicare un progetto discografico, li permette di essere consapevoli. Quindi noi oggi proveremo a lavorare sulla consapevolezza. Ok? Cioè se io sono in grado di capire come funziona la distribuzione, come faccio a mettere un brano su Spotify? Ma quel brano su Spotify, quanto tempo prima devo caricarlo? Ma la promozione di quel brano su Spotify, ci devo mettere i canvas? Ma li metto prima o li metto dopo? Ma quando li produco quei canvas? Ma vanno nelle stories? Ora non si può più. Come mai? Queste cose afferiscono al self-management, no? All'autopromozione, all'autogestione. Ma non significa essere totalmente indipendenti, chiudersi in un guscio e non lavorare con nessuno. Cioè, l'obiettivo ovviamente è questo.
per alzata di mano, ovviamente mi piacerebbe conoscervi tutti uno a uno, non abbiamo ovviamente il tempo. Quanti di voi, so che vabbè, fate liceo musicale, quindi evidentemente avete questa predisposizione, quanti di voi hanno un progetto artistico? Tre. Avete già fatto delle uscite discografiche? Qualche pezzo su Spotify? In modo indipendente o con una casa discografica? Indipendente. Lui? Hai già pubblicato? Ok. Che genere fai? Wow! Ok. Ah, quindi avete alzato poche mani, però vedo che c'è... Allora, mi dai un assist. Non è ancora uscito, da quanto tempo ci lavori? Da parecchio in realtà, perché ci sono stati, diciamo, dei rallentamenti in corso di tutto, quindi quasi un anno. Diciamo. Ok, quasi un anno per tutta la fase, diciamo, di scrittura, di composizione, di preparazione. Esatto. E quando uscirà? Diciamo, intorno ai primi maggio. Ok. E voi conoscete il suo progetto artistico? Vi coinvolge? Aia! Francesco, tu non rispondere perché evidentemente so che hai progetti artistici. Eh? Fai cose a caso, con cognizione di causa. Va bene. Quindi l'obiettivo del corso di oggi, cioè dell'incontro di oggi, della chiacchierata di oggi, è quello di andare a vedere tutto quello che ci sta intorno. E parleremo molto di tempo, parleremo di timing, parleremo proprio di quanto tempo ci vuole per fare le cose. Quando parliamo di self-management, parliamo del self-management e la capacità di gestire, efficacemente se stessi e le proprie attività, senza per forza avere un coordinatore del progetto, senza per forza averlo, non significa evitandolo. Okay? È fondamentale per gli artisti che spesso lavorano in modo indipendente. Attenzione, facciamo bene attenzione a questo, non vuol dire avere un approccio hobbistico. Okay? Cioè io faccio self-management perché... con tutto rispetto per i dopolavoristi, sono un dopolavorista, lo faccio come hobby, quindi non ho chance per come dire, accedere a un ambito più professionale, quindi faccio le cose da solo. Non è così. Ovviamente abbiamo tutti gli strumenti, tutte le tecnologie, tutti i software, le app per poter essere indipendenti, questo però non significa che non le debba utilizzare al meglio queste app. Okay? L'altro giorno ero con Guido Arari è il miglior fotografo di musica dal vivo, musica in realtà, ha fatto le copertine più iconiche, il fotografo bravissimo, e l'altro giorno ha scattato tutta la sera, l'altra sera, con un iPhone. Anch'io ho un iPhone, ma non sono Guido Arari, cioè, quindi vedere, le tecnologie ci permettono di avere accesso a tutta una serie di strumenti di alta gamma, quindi altamente professionalizzanti, ma non è detto, cioè per poterli utilizzare al meglio devo essere consapevole. Parliamo di ciclo di un progetto, la prendo lunga, so che dovremmo parlare di comunicazione, ma andiamo a comunicare cose che, voglio dire, che partono da lontano. Un progetto discografico o un progetto artistico richiede del tempo e ci sono delle fasi che devono essere rispettate con grande attenzione. Tutti voi usate Spotify? Immagino di sì. Sì, qualcuno utilizza un'altra piattaforma? Apple Music chi? Dov'è? Ok? Al posto di Spotify? Al posto di Spotify. Maestro? Bandcamp? Ok? Qualcuno usa Bandcamp? Sapete cos'è? Sì? SoundCloud? Piattaforma? Tidal? Ok? Interessante. Dopo lo vedremo, spero di riuscire a soffermarmi su questo punto. Le piattaforme non sono tutte uguali, fanno parte della strategia. Lo vedremo, Tidal ad esempio o Kobuz sono delle piattaforme come Spotify, ma ad esempio sono molto indicate per un certo tipo di musica, diciamo, che ha dei presupposti qualitativi un po' più alti. Perché? Perché viene banalmente diffusa a una rete, una produzione con una qualità più alta rispetto a quella di Spotify, e perché nel caso sia di Tidal che di Kobuz ci sono molte recensioni, ad esempio, che accompagnano il prodotto discografico.
quindi bene anche saperle scegliere. Avete degli artisti, quanti di voi hanno, seguono un artista e sono affezionati a quell'artista, qualsiasi cosa esca? Quale? Taylor Swift, adoro. Poi? Solo lui con Taylor Swift, vai. Fulminacci, grande Fulminacci. I Police, che bello. Mizzega, complimenti. Spero e basta, no? Siete strani, però, eh? Cioè, ascoltate le robe. Questa storia. Fantastico, cioè, sono quasi in soggezione, ragazzi. Come? Sfera? Gue? Sei un po' più alto, un gradino sopra Sfera. Ok, va bene, dai. Allora, no, perché vi faccio questa domanda? È interessante. Allora, abbiamo alcuni artisti, cioè alcuni fan di artisti, nel caso del nostro collega che ascolta i Police, chiaramente i Police appartengono a una generazione pre-streaming, ok? Dove c'era tutt'altro tipo di filiera, c'era tutt'altro tipo di percorso. Parlando di comunicazione, la promozione di un lavoro discografico dei Police, la promozione di un tour dei Police arrivava alla fine. Sembra una banalità, oggi quella roba lì non esiste più, non arriva alla fine il percorso di promozione di un progetto discografico. Nel caso di Taylor Swift c'è un'altra cosa invece molto interessante in ambito streaming, magari dopo lo vediamo. Taylor Swift è una vera punk come attitudine, perché è stata quella che a un certo punto si è arrabbiata contro le piattaforme, ha detto: io non guadagno niente, i discografici non mi danno i soldini, sono la prima a metterci la faccia, a metterci l'economia, a metterci tutto il mio lavoro. E alla fine c'è un sacco di dispersione. Sapete che c'è? I dischi me li riregistro io, li pubblico io e io sono la manager di me stessa. Ha ripubblicato tutto per ritornare in possesso della proprietà intellettuale della propria discografia. Ben sicuro che è una cosa altamente rivoluzionaria in questo mondo, in questo periodo, in questa epoca. E in qualche modo Taylor Swift è la paladina del self-management, perché non vuol dire che si fa tutta da sola, cioè non è che si registra i dischi con GarageBand e cioè va in giro a fare promozione, cioè, guida il furgone, si carica gli strumenti, non è quella roba lì. E avere la consapevolezza rispetto al fatto che se io conosco la filiera, conosco i tempi, conosco gli attori, conosco come funziona il mercato e il mondo discografico, posso essere io il timone, quindi massimo rispetto per Taylor Swift. Parliamo un po' di tempi, ok? Cosa significa essere Taylor Swift e pubblicare un disco di qualche tipo? Proviamo proprio a fare un gioco, cioè vediamo quanto ci mettiamo. Vabbè, ovviamente la fase creativa, manco a dirlo, il nostro amico è un anno che sta facendo un disco, ok? Non è ancora pronto per uscire, gli piace Sufjan Stevens, quindi c'è anche un obiettivo alto. Ma fai più o meno quel genere? Come? Fai più o meno quel genere? Più o meno, diciamo. In italiano? In italiano. Bravo. Bene. Quindi credo che ci mette una vita da solo o con qualche collega? Allora. Collega sembra una roba un po' tipo i carabinieri. Diciamo che è un altro progetto, iniziare anche il progetto di band. Quindi adesso si è spostato più in focus, diciamo, da progetto solistico, Ok, quindi lavori con qualcuno, interagisci. Beh, questa fase, la fase creativa, è una fase lunga, non c'è evidentemente una scadenza rispetto al processo creativo, uno ci può mettere veramente una vita. Io conosco gente che ha un disco pronto nel cassetto da almeno 15 anni, ok? Quindi non c'è una regola. Facciamo finta di essere nel magico mondo della popular music, dove i dischi devono uscire entro una certa data prestabilita e quindi ci sono delle fasi che vanno rispettate. Questa fase, diciamo, la prima fase di creatività potrebbe durare dai 3 ai 6 mesi, ok? Cioè, quindi inizio a avere l'ispirazione, inizio a fare ricerca, inizio a studiare il mercato, inizio a studiarmi, devo avere qualcosa da dire, ho qualcosa da dire perché lo faccio e per chi lo faccio, sono sempre i due grandi macro temi. Inizio a fare composizioni, ok? Inizio ad avere il mio repertorio pronto e dopodiché inizio a registrarlo. Allora, in realtà non funziona sempre così, cioè, anzi ultimamente capita anche che si lavori a singoli, ci sono un sacco di, anzi la maggior parte dei prodotti artistici in ambito popular
fanno un singolo, lo pubblicano, fanno un singolo, lo pubblicano. Questo non significa però, buongiorno, essere improvvisati, cioè quindi dire mi è venuta l'idea, faccio un singolo, lo pubblico, poi chissà cosa succede la settimana dopo. Ovviamente c'è un percorso produttivo da mantenere. Noi rimaniamo, diciamo, nell'ambito album, che è quello più complesso, l'ambito album, scrivere 10-12 canzoni probabilmente significa averne composte 50, da cui ne scelgo 10, da cui ne scelgo 12, ok? Quindi è un percorso sufficientemente lungo, diciamo 3-4 mesi, 5 mesi, più o meno siamo da quelle parti. Dopodiché, ovviamente, nel momento in cui ho prodotto, preprodotto, composto, scritto sul pentagramma, scritto su Logic piuttosto che su Finale, sono in quella fase lì, inizio a entrare in studio di registrazione e mi occupo della produzione. Potrei essere io il produttore artistico del mio prodotto, del mio progetto discografico, potrei lavorare con qualcun altro, poi lo vediamo. Abbiamo questa prima fase di registrazione, che ci porterà poi naturalmente alla fase di mix, alla fase di mastering. La fase di mix è quella che ci permette appunto di avere un equilibrio sonoro. Fate anche tecnici del suono, ne abbiamo? Sì. Producer, produttore, sì, sono materie che comunque frequentate anche, no? Ovviamente la fase di mastering è l'ultima fase. Entra nell'approccio strategico? Certo, cioè, entra nell'approccio strategico perché avrò anche delle tempistiche riguardanti al mastering e un lavoro diverso. Qualora dovessi decidere di pubblicare solo in digitale, volessi decidere di pubblicare il CD, volessi decidere di pubblicare un vinile, sono lavori diversi che vanno fatti. Diciamo che questa fase ci prende mediamente, ottimisticamente, nella migliore delle ipotesi, un paio di mesi, un mesetto. Okay, quindi siamo già a 6-7 mesi da quando siamo partiti dalla fase creativa. Lo metto qui perché andrebbe qui. Non arriva mai qui con gli artisti con cui lavoro, però ottimisticamente dovrebbe essere qui. Dal momento in cui io finisco o durante il processo di produzione di un disco, mi occupo di realizzare l'artwork, avrà una copertina questo disco, no? Cioè, quindi possibilmente dovrebbe avere anche un senso quella copertina, dovrebbe afferire al racconto, dovrebbe essere coerente con la composizione, con le canzoni che ho scritto. Andrò a realizzare gli shooting, il servizio fotografico. Servizio fotografico, se sto facendo un disco di musica da camera, probabilmente mi servirà un servizio fotografico che sarà utile al lancio di un disco. Qualora invece stessi facendo un disco afferente all'ambito popular, un disco pop, un disco rock o urban, quello che volete voi, tanti servizi fotografici, quanti singoli farò uscire, perché ogni volta dovrò avere una comunicazione dedicata. È importante farlo in questa fase, non andare, come dire, a rincorrerlo, no? Perché se no non riusciamo a rispettare i tempi di produzione. Realizzazione dei video è cambiata, come dire, sono cambiate le cose rispetto a quando ascoltavamo Police con il nostro amico di prima. Non facciamo più solo un videoclip, non facciamo più solo il videoclip. Oggi la comunicazione video la vivete tutti voi attraverso gli shorts, attraverso i reel, attraverso TikTok. Ok, alcuni video hanno a che fare con la produzione effimera, la produzione quotidiana, quindi sono spontanei, però probabilmente la maggior parte degli artisti che seguite, da Gay Pequeño a Taylor Swift, a tutti quelli che seguite, quanto materiale spontaneo c'è e quanto materiale prodotto c'è, secondo voi? È tutto spontaneo? Quanto? 80? 30 di spontaneità? Okay. È prodotto, cioè magari è prodotto con un sapore, con un sentimento che ci fa pensare che sia un qualche cosa di spontaneo, però è pensato. Prego. Ok, ci sta. Di solito è così, sì, c'è più spontaneità, dici prima, e poi dopo diventa più controllato. Sì, può essere. Poi in realtà ci sono alcuni artisti famosi, penso uno che è molto famoso, che è della mia generazione e che non sono sicuro sia così abile nell'utilizzo dei nuovi strumenti di comunicazione, che è Jovanotti. Uno che, pur essendo molto famoso, ogni giorno si deve svegliare, deve fare una stories o deve fare un
video su TikTok, no? Cioè, per cui in realtà dipende, però sicuramente c'è, cioè, quel suo modo di comunicare e non è slegato dalla strategia di comunicazione che ha probabilmente per quel tour oppure per quel progetto discografico, per cui è un'osservazione corretta, coerente, pertinente per quanto mi riguarda. Una volta fatta la produzione di quelli che sono gli asset, ok, gli asset digitali, io mi sono dimenticato un pezzetto nel fare questa slide, ve lo dico a voce. In realtà c'è un elemento che è fondamentale sia in ambito, diciamo, di comunicazione che di produzione, che è tutto quello che ha a che fare col merchandising, le t-shirt, le tazze, gli oggetti da vendere, no? Il proprio shop. In realtà, cioè, purtroppo anche vinile e CD oggi rientra nell'ambito del merchandising, no? Perché non c'è più una distribuzione tradizionale con un tempo. Inizieremo a pensarlo qui, cioè molto spesso penso a un progetto discografico pop, probabilmente dovrà veicolare un certo tipo di messaggio, quel tipo di messaggio potrebbe diventare un claim, uno slogan, quel claim con lo slogan probabilmente finirà sulla magliettina, oltre che nella comunicazione che andremo a fare sui social, no? Quindi lo penso qui, non lo penso alla fine. Questa fase un altro mesetto ce la prende? Anche di più? Più o meno, grosso modo, no? Quindi siamo passati 6-8, insomma siamo già 8 mesi da quando abbiamo iniziato, quando ci è caduta la mela in testa abbiamo detto ok, voglio fare un disco. Ora andiamo a distribuire il nostro lavoro. Distribuire il nostro lavoro significa renderlo disponibile su Spotify, metterlo disponibile sulle piattaforme, metterlo disponibile su YouTube, su TikTok, ok? Farlo vedere, farlo ascoltare. E c'è anche questa cosa, la distribuzione fisica, è una cosa old school, non lo fanno più frequentemente, una volta era l'unica possibilità, oggi è un qualche tipo di possibilità, distribuire fisicamente un vinile, distribuire fisicamente un CD, lo si fa attivando una distribuzione logistica, qualcuno che porta nei pochi negozi rimasti, negli store rimasti, il prodotto fisico, e anche qua richiede un certo tipo di tempistica. Secondo voi quanto ci vuole? Allora, se devo fare un video su TikTok è immediato, e fin qua siamo tutti d'accordo. Se devo caricare un video su YouTube è sostanzialmente immediato, e siamo tutti d'accordo. Se devo caricare un brano su Spotify quanto ci metto? 2-3 settimane. Siamo da quelle parti. In realtà bisognerebbe avere almeno un mese di anticipo dall'uscita. Poi tecnicamente in 2-3 settimane si riesce, però bisognerebbe lavorarci con un mese e mezzo d'anticipo, quindi io carico un mese e mezzo prima del giorno della release. Questo perché? Perché non lo carico solamente su Spotify. Esistono quelli che poi vedremo che si chiamano distributori digitali, gli aggregatori, che sono delle piattaforme, dei siti internet, dove io carico l'audio, devo metterci tutti i crediti, carico la copertina, inserisco tutti i metadati, dopodiché un po' alla volta viene distribuito generalmente su circa 250 store in tutto il mondo. Quanti usano Spotify? Tutti. Quindi fa sorridere, no? Perché tu lo distribuisci su 250 piattaforme, anche se poi dopo l'utilizzo probabilmente per quasi tutti sarà quasi solo su Spotify o poco altro. Però ci sono dei mercati, cioè quando viene distribuito in tutto il mondo, quindi se noi conosciamo Spotify non è detto, e non è così infatti, che in India utilizzino Spotify, però il tuo lavoro lo troverete anche sulla piattaforma indiana. Ci vuole un mese e mezzo anche per attivare quelle dinamiche di promozioni utili per poter far sì che il brano possa ad esempio entrare nelle playlist o essere scelto nelle playlist. Ascoltate playlist su Spotify? Sì? Ve le fate voi le playlist? Chi si fa le playlist? Sì? Ok. Le condividete? Fate playlist collaborative che condividete con gli amici? Ok? E le playlist che vi fate, quanti fanno playlist sulla base di un genere e quanti sulla base dell'umore? Dai, faccio apro una piccola parentesi. Sapete come funzionano le playlist? Le tipologie di playlist su Spotify sono tre. Ok, sapete, qualcuno sa come funziona? Sì, no, ok, dopo lo racconto. Ci sono tre tipologie di playlist. Una playlist che è di carattere algoritmico,
una playlist che è la playlist utente e una playlist che è la playlist, cioè playlist, una tipologia di playlist che è la playlist editoriale. Cosa significa? La playlist editoriale è il New Music Friday, per capirci, ok? Quella che ha il marchiettino Spotify, se parliamo di Spotify, poi c'è anche su Apple, su Amazon Music, però è quella roba lì, che ha un marchio e che è una playlist ufficiale della piattaforma. Questa playlist ufficiale della piattaforma come viene gestita? Viene gestita da dei signori o delle signore che si chiamano editor, che lavorano per Spotify e che fanno quel lavoro lì tutto il giorno. Non è dato sapere il loro nome, sono incorruttibili, vivono in una specie di teca protetta di cristallo, cioè non c'è modo di avvicinarli. Questo perché? Perché ovviamente per un qualsiasi artista entrare in una playlist editoriale dà la possibilità di accedere a un numero molto ampio di audience, quindi è una cosa molto difficile. È qui che l'elemento tempo diventa fondamentale. Perché? Per poter far conoscere la propria musica ad un editor che dovrà selezionare se questa musica è adatta per una tipologia di playlist, serve almeno un mese. Quindi se io voglio fare una campagna di marketing per riuscire a interessare un editor di una piattaforma, devo iniziare a pensarci 2 mesi prima. Questa è una, come dire, delle condizioni sine qua non. Cioè se si arriva tardi non vieni preso in considerazione. Non vieni preso in considerazione, non entri nelle playlist editoriali. Abbiamo detto che però esistono le playlist, prego. Io scusate, ma sono so quando scavalcare, ma sono sordo. Ma all'uscita del dato bisogna già essere una playlist editoriale o si può entrare in una playlist editoriale? È raro entrare in una playlist editoriale dopo un'uscita del dato. È raro. Ma perché dopo l'uscita del dato le persone? È raro, dipende. Può capitare che quel brano diventa improvvisamente okay, ascoltato e quindi rientra nelle playlist. Sicuramente non entri in quelle playlist che annunciano le uscite della settimana. La New Music Friday è di quella settimana lì. Okay? L'esempio che abbiamo avuto noi come Marlene Kunz, gruppo appunto anziano del rock and roll italico, e quindi che non rientra in quelle playlist moderne, quando è uscito il disco, il primo singolo mi pare del nuovo disco, siamo entrati nelle playlist editoriali del New Music Friday, ma siamo stati aggiunti poi a tutta una serie di playlist durante il percorso, perché magari c'erano delle playlist tipo DNA alternativo che racconta appunto la storia del rock italiano, quindi ci finisci dopo un po'. Non è impossibile, però diciamo che l'artista indipendente che fa del self-management la propria attività predominante, è molto più complicato arrivare in ritardo, proprio una questione di tempo. Ti racconto una cosa in tal senso: mi è capitato di lavorare, di distribuire il disco di un artista, vi faccio anche il nome, giovane, che si chiama Mary Fiore, una ragazza, una cantautrice, che siamo riusciti a distribuire con buon anticipo, ed è finita addirittura su una playlist tipo Rock Italia pur non facendo rock. Okay, sono quelle robe non replicabili e misteriose, però è stato l'elemento tempo a condizionare felicemente il progetto. Quando eri in ritardo è molto 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 raro che questo accada. Ok? E dicevamo, quindi queste sono quelle editoriali, cioè c'è qualcuno che fa quel lavoro. Poi ci sono le playlist utente, che sono quelle che fate voi, che non sono meno importanti però, perché il voi, a parte che voi potreste avere 1 milione di follower, quindi diventate in qualche modo degli influencer, no? Però pensate che la playlist utente la può fare anche una radio, la può fare un influencer, la può fare un personaggio pubblico. La playlist che viene fatta dalla BBC 5, radio britannica più importante, che ha anche tra l'altro una selezione musicale di qualità molto alta, è una playlist che è seguita da 5 milioni di ascoltatori, per cui è una playlist utente, ma è molto importante. In questo caso l'approccio, l'elemento tempo è fondamentale, vedremo poi in questo caso l'elemento networking è fondamentale, cioè conoscere chi fa questa tipologia di attività e magari per tempo, okay, un mese prima, mandare un link privato, far ascoltare il brano, cioè iniziare a fare quelle attività che vengono definite le attività di PR, di PR, di pubbliche relazioni.
Le playlist algoritmiche invece è Spotify che sceglie per voi, quindi sulla base dei vostri gusti, sulla base dei vostri reciproci contatti, cioè se siete in qualche modo connessi tra di voi attraverso il social, la piattaforma vi farà ascoltare delle cose, perché magari il brano che sta ascoltando lui è anche nella playlist di qualcun altro e quindi a lui proporrà un brano simile, oppure vi segnalerà quando esce un nuovo prodotto discografico di un artista che seguite. Lui ascolta Taylor Swift, esce un nuovo singolo di Taylor Swift, la playlist algoritmica, la playlist radar, per capirci, che probabilmente avrete visto, vi segnalerà quell'uscita. Okay? Anche qua l'elemento tempo è fondamentale, cioè se voi caricate per tempo la piattaforma permette di, a voi di entrare nelle algoritmiche. Non è un caso che i dischi e i singoli escano di venerdì, se ci fate caso, no? Quasi sempre. Questo perché il lunedì si aggiorna la playlist algoritmica che vi permette di ascoltare questa nuova uscita. Questo per quanto riguarda la distribuzione digitale. La distribuzione video è un po' meno assillante dal punto di vista dei tempi, cioè posso farlo anche quasi in real time, ovviamente mi servirà una programmazione qualora dovessi decidere una campagna sponsorizzata. Faccio una campagna per YouTube, la faccio con Google, mi servirà comunque quei 15 giorni di tempo per fare lo studio, fare l'analisi e poi per attivare le sponsorizzate. Distribuzione fisica, wow, ci vuole un sacco di tempo. Un sacco di tempo, se sembrava un sacco di tempo fare una release su Spotify, la distribuzione fisica richiede molto più tempo. Sapete quanto ci vuole per pubblicare un vinile? Dai 4 ai 6 mesi. Perché ci sono poche stamperie che fanno vinili, ad esempio. Quindi se uno dovesse decidere di produrre, sappiamo tutti cos'è un vinile, vero? Io do per scontato, con quelle robe grosse. Okay. Dai 4 ai 6 mesi, per cui è ovvio che non arrivo in questa fase in cui sto per uscire, che penso, ah caspita, volevo fare, sarebbe bello fare un vinile, no? Devo pensare, ma probabilmente avrei dovuto pensarlo già qui, in questa fase, no? Quindi qua siamo già, come dire, 8 mesi, 10 mesi, no? È lunga la cosa. Dal momento in cui io distribuisco, mi occupo, inizio a pensare a tutta la produzione del contenuto che mi servirà per la promozione. Quindi, se ho fatto lo shooting, ho fatto i video, mi servirà un comunicato stampa, dovrò raccontare al pubblico che è uscito il mio disco, ok? Quindi preparerò un comunicato stampa da mandare ai giornali. Dovrò realizzare quello che viene definito un press kit, che è una cartellina, un file, una cartellina di solito su Drive, dove dentro ho il link ai brani in ascolto. Spesso sapete cosa si usa per far ascoltare agli addetti ai lavori un disco? Si usa SoundCloud. Usa SoundCloud perché SoundCloud ti dà la possibilità di ascoltare le tracce ma di mettere il link in maniera privata, quindi non divulgabile, un po' come YouTube, quando caricate su YouTube non è linkato oppure privato. Dopodiché avrò la cartellina con tutte le fotografie, avrò tutte le informazioni utili alla stampa per poter distribuire un comunicato stampa. La faccio in questa fase. Finita tutta questa fase di preproduzione e di produzione, finalmente release show, e quindi faccio uscire il disco, faccio una diretta streaming, farò un concerto, farò un'attività che annunci e che, voglio dire, possa far vedere, insomma, far ascoltare il mio lavoro. Generalmente, qua siamo magari più in ambito popular ovviamente, però generalmente viene poi attivato quello che viene definito il promo tour, lo showcase tour, che sono magari le ospitate in radio, le ospitate in televisione, i firmacopie, cioè tutto quel tipo di attività promozionale che mi permettono anche di venire a contatto con la fanbase. Se ho la fortuna di aver calcolato bene i tempi, questa cosa avviene in inverno. Se ho la fortuna di aver calcolato bene e questa cosa arriva d'inverno, partirò probabilmente ottimisticamente con un tour estivo per poi arrivare ad un tour invernale. Insomma, per farla breve, tutta questa roba qui, 2 anni, si conclude, quindi il ciclo vita di un prodotto discografico, se pensato con cognizione di causa, si porta via circa 2 anni di vita. Al tempo dei Police, qui sarebbe partita la comunicazione, ok? Avremmo detto, ok, ora dobbiamo attivare la strategia di comunicazione per farlo conoscere. Ai nostri tempi ovviamente non è così, ok? La comunicazione parte qui. Se la comunicazione non parte qui, qui non funzionerà. Quindi siamo obbligati, dobbiamo tenerne conto, che tutto quello che serve per far conoscere
questo percorso deve attivarsi già nella fase creativa, se vogliamo avere dei risultati. Quali sono i risultati? Cos'è che vogliamo ottenere? Qual è l'obiettivo? L'obiettivo non può essere voglio suonare, non può essere fare uscire un disco, ma l'obiettivo è avere qualcuno a cui farlo ascoltare questo disco, fare un concerto e possibilmente avere qualcuno che ci ascolti in questo concerto. Quindi è da qui che inizieremo a costruire quella che possiamo chiamare la nostra comunità, la nostra fan base, le persone a cui ci rivolgiamo. È un lavoro molto lungo, vi dirò anche una cosa un po' cruda se volete, se me la consentite. È un lavoro molto lungo che a volte si esaurisce in 3 giorni. Cioè, finito tutto, il disco esce il venerdì e il martedì ci si ritrova a dire non è successo niente. Come mai? Probabilmente perché non abbiamo ben calcolato e considerato questi tempi, non abbiamo dato valore a questo tempo. Ok? Quindi dobbiamo aver sempre presente che tutta questa cosa qui, che noi ci autogestiamo o che gestiamo con qualcuno, è un lavoro importante, è un lavoro lungo che deve essere fatto con cognizione di causa. Avete domande fin qui? Mi interrompete se avete domande, per favore, se no io poi vado dritto. Boh. Per poter far tutta quella roba lì, dobbiamo conoscere la filiera, dobbiamo conoscere chi sono i nostri interlocutori. Ok, è vero self-management, è vero che facciamo tutto da soli, però vorremmo anche poter lavorare con qualcuno, dobbiamo lavorare con qualcuno. Quali sono gli attori? Allora, diciamo che dividiamo la parte di produzione, la parte di discografia e la parte invece di promozione e comunicazione, è quello che ha a che fare con live. La produzione, l'abbiamo visto prima, non ci dilunghiamo troppo. Direttore artistico, il fonico, l'ingegnere del suono, chi mi farà il mix, il mastering, chi mi produce il video, chi mi produce il vinile, eccetera, eccetera. La parte invece è la discografia e l'editoria. Non abbiamo tempo per andare in profondità su questo argomento. Tenete solo in considerazione una cosa. L'editoria ha a che fare con la composizione, con lo spartito. Okay? L'editore è quella figura, è quella struttura che deve aiutarvi a promuovere la vostra composizione. Chi fa colonne sonore, voi fate colonne sonore, non mi ricordo chi, ok? Probabilmente avrete bisogno di un editore che vi aiuterà a mettere queste colonne sonore in un film. Sarà l'editore che avrà questo compito, ok? Perché ha a che fare con la scrittura, ha a che fare con la gestione del catalogo e del repertorio. Il discografico invece ha a che fare con la registrazione, quindi la tua composizione è l'editore, ma se io faccio un disco registrando la tua composizione avrò a che fare con un discografico che me lo distribuisce e me lo promuove. Quindi sono due realtà diverse, che a volte sono la stessa, ma sono due realtà diverse. E poi ci sono gli agenti, chi vende i concerti, chi si occupa della comunicazione, ovviamente. Ok? Anche qua è complicata la struttura, no? Pensate, se dobbiamo fare tutto da soli, dobbiamo conoscerla. Quindi, composizione, abbiamo a che fare ovviamente con i compositori, abbiamo a che fare con gli editori, che vi raccontavo prima, abbiamo a che fare con le collecting. Cosa sono le collecting? SIAE, Soundbrief. Avete idea? Sono quelle strutture, quelle società che si occupano di tutelare il diritto d'autore. Avete sentito cosa è successo tra SIAE e Instagram e Meta? Avete delle opinioni, sì. Cosa ne pensate? Giusto o sbagliato? Qua quanti giusto e quanti sbagliato? Com'è? Come la vedi tu? Ma allora io diciamo non ho capito quello che ho per la sono prima di dire che. Ok, vi manca la musica su Instagram o è uguale? Io la persona che uso ancora a mettere quella che. Quella che ti interessava la usi ancora. Cos'è successo? Per farla breve, SIAE, che è la società che gestisce la maggior parte del catalogo nazionale, ma non solo, è andata a bussare a Meta e ha detto allora, non ho capito quanto ci dai per poter remunerare i nostri compositori e autori e non ho capito quanto stai dando agli altri, quindi vorrei fare una trattativa. E a quanto pare Meta ha detto no, sai che c'è, non facciamo una trattativa, o prendete quello che vi diamo noi oppure tiriamo via tutto. Probabilmente se hai detto sì, vabbè, figurati se tirate via tutto, Meta ha tirato via tutto. Ok? Per cui da un certo punto di vista SIAE, quello che mi sento di dire, SIAE ha fatto il lavoro che deve fare una collecting.
ok? Cioè è andata a tutelare il proprio catalogo. Quindi questo ha a che fare con la parte di composizione, cioè la collecting è quella che deve in qualche modo, quando qualcuno suona la mia opera, deve accertarsi che quest'opera venga pagata. Come interviene dal punto di vista della comunicazione SIAE? Certo, cioè SIAE si occupa di comunicare al meglio, attraverso il lavoro degli editori, lo sfruttamento di un'opera, di una composizione. Inizio la produzione, avrò a che fare con un produttore artistico, avrò a che fare con dei musicisti, con dei turnisti, con degli esecutori che mi aiutano a registrare una composizione, avrò a che fare con un ingegnere del suono, questa è la filiera di produzione. Quando distribuisco, ve ne ho parlato prima, gli aggregatori sono quelli che distribuiscono digitalmente un'opera e quindi mi permettono di mettere sulle piattaforme. Digital Service Provider, Spotify, YouTube, eccetera, eccetera, si chiamano DSP. Di tutta questa roba qui, come c'è la SIAE, che è questa collecting, ci sono altre collecting che si occupano del diritto connesso, ovvero di preoccuparsi di remunerare chi ha registrato quel disco o chi è il produttore di quel disco, ok? Dopodiché promozione, filiera della promozione che ovviamente ha a che fare con social media management, uffici stampa e digital marketing, ok? Quindi vedete che la parte discografica è una filiera che ho anche un po', come dire, sintetizzato, però è sufficientemente complessa. C'è la parte performativa dei concerti, anche qui abbiamo una filiera sufficientemente complessa. Quando io devo immaginare di mettere in scena un tour musicale, devo preoccuparmi, partendo dalla preproduzione, di trovare gli artisti che suoneranno con me, di avere un direttore artistico, ovviamente questa è ottimistica, è la migliore delle ipotesi, è il concerto di Taylor Swift, ok? Avrò un direttore artistico che deciderà come devo stare sul palco, magari in molti casi può essere lo stesso artista a decidere questa cosa, avrò qualcuno che si occuperà dei visual, della regia, delle luci, di come devono funzionare queste cose, ok? Questa fase è la pre-produzione. Quando vado in produzione, quando faccio il concerto, avrò ovviamente a che fare con un performer, ma avrò a che fare con un direttore di produzione, che è quello che mi aiuta a gestire la logistica, che mi aiuta a gestire gli orari, eccetera, eccetera. E poi avrò il comparto tecnico, ma ci sarà anche chi si dovrà occupare di vendere il mio concerto e di promuoverlo, ok? E quindi avrò le agenzie di booking. Le agenzie di booking hanno l'obbligo, il dovere, quando lavorano con noi, di promuovere il concerto, di comunicarlo, quindi anche loro attiveranno la comunicazione attraverso i social, ma non solo, per poter interessare i promoter, che sono i direttori artistici locali, ok, quelli che vivono in un luogo e decidono di organizzare il concerto di un artista, e decidono di organizzarlo in un luogo, in una venue, in un locale, in uno stadio, in un palazzetto. A volte queste due cose si uniscono, sono il promoter e la venue. La promozione interviene anche qua, certo, ovviamente, ed è molto spesso interagisce, ma è separata con la parte discografica, non c'è un comparto di comunicazione che è lo stesso, che afferisce alla parte discografica. In questo caso, anche in questo caso, nella parte di social media management e la parte digital, avremo ovviamente un ufficio stampa che dovrà interagire con tutte le unità locali, quindi devo mandare un comunicato stampa per ogni città dove andrò a suonare nel mio tour. E poi avrò qualcuno che si occuperà della parte fisica, di mettere dei manifesti ad esempio, no? Oppure di portare delle locandine e dei volantini. Frequentate concerti ogni tanto? Sì? Bene. Errori da evitare quando ci occupiamo di gestire tutta quella roba lì che abbiamo visto prima, che è una montagna di roba se ci pensate, no? Se dobbiamo gestire l'autonomia. Tutte le cose che dobbiamo evitare, ovviamente dobbiamo attenzionare le fasi, ci sono delle fasi che sono ben precise, cioè se iniziamo a saltare, okay, quelle fasi, come vi dicevo prima, no? Cioè se io arrivo alla fine e dico caspita, sarebbe stato bellissimo fare un vinile, ho fatto un errore, capita spesso, conoscere la filiera, quindi capire con chi devo interfacciarmi, se devo comunicare un progetto o se devo produrlo. E lo dirò sempre come un mantra, scegliere i tempi giusti, cioè sbagliare i tempi di produzione, compromette l'uscita di un progetto. Le fasi quali sono? Qua entriamo più in un ambito
andrò un po' veloce perché è un ambito un po' tecnico, che è più legato proprio alla direzione di un progetto, al project management. Le fasi sono quelle: la pianificazione, l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione. Quando noi facciamo un progetto artistico, terremo sempre presente, ben salde, questi quattro elementi. Pianificare è la primissima fase, quello che abbiamo visto prima, cioè noi dobbiamo sapere all'inizio quali sono gli obiettivi a breve e quali sono gli obiettivi a lungo termine, per definire un piano d'azione che abbia un certo tipo di senso. Okay? Non troverete mai progetti di successo che vedete magari anche sui social che sono slegati da questi obiettivi. Cioè noi partiamo sempre da aver ben chiaro la pianificazione degli obiettivi per poterlo comunicare da subito, che è quello che dicevamo prima. Okay? Implementazione. Lo mettiamo in atto, abbiamo pianificato, mettiamo in atto le cose che ci siamo detti. Okay? Questa è ovviamente la seconda fase, che è quella più operativa. Gli artisti devono essere diligenti nell'attuazione del piano, gestire l'attività in modo efficace per raggiungere gli obiettivi stabiliti. Abbiamo la fase di monitoraggio. Il monitoraggio è continuo. Quando noi facciamo un progetto discografico, quando noi facciamo un progetto di comunicazione, avremo anche dei software di monitoraggio sulla comunicazione. Sapete, cioè quando uno lancia una campagna promo, una campagna di lancio di un disco, utilizzerà degli strumenti per vedere quanti stanno ascoltando quel disco, quanti stanno ascoltando quella release, dove si sta ascoltando. Sapete, Spotify ha un'applicazione che è per gli artisti. Non so se qualcuno di voi che ha già pubblicato la notizia. Spotify for Artists è ci si arriva da un sito, oppure si può scaricare un'app. E in tempo reale Artist ti fa vedere quanti stanno ascoltando la tua release, da dove, il target, la tipologia, quanti maschi, quante femmine, l'età, da dove provengono, quali sono gli artisti simili, e ti dà tutta una serie di strumenti di analisi che afferiscono al monitoraggio, no? Quindi noi ad esempio possiamo scoprire che la nostra release è ascoltata tantissimo a Torino, e quindi magari dal momento in cui devo andare a pianificare una strategia live terrò conto del fatto che magari a Torino ho più fan che non a Cremona. Ok, quindi sono strumenti molto utili. Importantissima è la valutazione del progetto, è una fase che non deve essere non considerata, cioè alla fine del percorso, alla fine di tutto quello che abbiamo visto prima, capire se ci sono stati dei problemi, se ci sono stati degli insuccessi, invece saper valutare i successi, saper fare dei bilanci consapevoli rispetto alla produzione. Dobbiamo imparare a gestire alcune cose, dobbiamo imparare a gestire il tempo, come abbiamo visto, gestire l'economia ovviamente, gestire le relazioni e a saper governare tutti i nostri processi legati al progetto. Gestione del tempo ve l'ho detto più di una volta. La gestione finanziaria, in realtà non bisogna nascondersi dietro al fatto che se ci ho messo 2 anni a fare un prodotto, a fare un progetto artistico, non può esaurirsi con un concerto e con 4 streaming. Dobbiamo tenerne conto, è ovvio che noi faremo tutta una serie di attività che sono motivate dalla nostra urgenza espressiva ed artistica, ma dobbiamo anche sempre tener conto che quello che andiamo a fare deve essere commisurato al tempo che ci metteremo, alle economie che spenderemo. Cioè non ha senso fare probabilmente un videoclip che costa 100.000 euro se poi questo disco non uscirà mai e non avrò la possibilità di suonarlo dal vivo, no? Quindi bisogna avere un'attenzione rispetto a questo, ovviamente. La gestione delle relazioni. Fare self-management e abituarsi ad autogestire i progetti implica il fatto che bisogna essere molto bravi a gestire ogni tipo di relazione, che può essere la relazione con i nostri musicisti, può essere la relazione con il nostro pubblico, può essere la relazione con tutti quelli che hanno in qualche modo a che fare con il progetto, o dalla parte di chi lo produce, o dalla parte invece di chi lo ascolta. Ovviamente gestione del progetto. Tutto parte dalla strategia. Adesso vi racconto delle cose rispetto allo streaming che forse vi interesseranno. Ovviamente partiamo dalla strategia. La strategia discografica e la strategia artistica hanno tempi diversi. La strategia discografica è quella che abbiamo visto prima, no? Quindi probabilmente ci metteremo 1 anno e mezzo, 2 anni, dobbiamo calibrarla bene. La strategia artistica non è come il latte fresco che scade, è un percorso molto più lungo. Quindi chi ha l'abilità per
calibrarlo nel tempo, probabilmente sa anche gestire le fasi della propria carriera, a partire dalla fase di studio alla fase invece di crescita, di maturazione. È una cosa sicuramente più personale e difficile anche da coordinare. Però quando noi parliamo di strategia, in questo momento che siamo in un'epoca di streaming, dobbiamo conoscerla questa cosa qua. Dobbiamo sapere come funziona Spotify, dobbiamo sapere come funziona Tidal. Secondo voi, sapete quanto guadagnano gli artisti dallo streaming? Poco, tanto, pochissimo? Pochissimo o poco? Poco, ok? Guadagnano molto poco. Però è importante sapere cos'è quel poco, cioè sapere da dove arrivano le economie legate a un prodotto, a un progetto discografico. Ma questo anche per dare, come dire, la giusta attenzione, anche quando voi ascoltate qualcosa, sapere anche come viene ridistribuito. Allora, innanzitutto le revenues, la monetizzazione non è tutta uguale. Non sono numeri aggiornatissimi, ma non sono cambiati di tanto. Okay? Spotify paga mediamente 0,0042 a stream, lordi. Ok? Per darvi un parametro, 35 milioni. Allora, quando uscì Zitti e Buoni dei Maneskin, per darvi un'idea, ok? Zitti e Buoni dei Maneskin, il mese dopo Sanremo, arrivò a performare circa 15 milioni di stream. Che è una bella cifra, 15 milioni. 15 milioni di stream sono l'equivalente di circa 90.000 euro di guadagno. Okay. Che se ci pensate non è proprio tanto, perché sono 90.000 euro di guadagno. Com'è? Scusami, vedevo la voce di là, ti stavo passando su. Esattamente, scusami. Cioè, quello che hai speso prima, poi probabilmente lo dovrai dividere con un manager che si prende tutta la fetta del tuo guadagno, dovrai dividere con la struttura discografica, vai a dividere tutta quella quota, poi alla fine, poi la sto facendo un po' grossolana, è evidente che poi Maneskin c'ha tutta la loro storia, la loro carriera, però era per darvi un parametro, no? Cioè, quella roba lì che probabilmente è la cosa che meglio funziona, sono i più bravi di tutti, fanno un sacco di stream, quello stream ha generato quell'utile, che è pochino. Ok, ci sono altre realtà, altre piattaforme che pagano meglio, okay? Cioè che danno più soldi, ad esempio Tidal 0,0125. Perché queste pagano di più? Sapete? Perché hanno meno ascolti? No, in realtà perché Spotify è freemium in realtà. Tidal è solo pagamento, è solo premium. Per cui c'è meno gente, però quelli che si iscrivono pagano un abbonamento e quindi quello che viene diviso è più alto. Perché è importante tenerne conto? Non per andare a fare i conti in tasca ai Maneskin, evidentemente che ci interessa fino a mezzogiorno, che è già passato. Ci interessa questo dato perché magari se sto pubblicando un disco di musica jazz, sapere che Tidal e Kobuz, che adesso qua non l'ho indicato, sono due piattaforme che sono specializzate nella musica jazz, mi permette di attivare una campagna di comunicazione, mi dovrebbe far pensare ad attivare una campagna di comunicazione indirizzata a queste piattaforme, non per forza Spotify, perché se vi ricordate quello che vi dicevo prima degli editor di Spotify, non è mica detto che ci siano degli editor di Spotify che lavorino sulle playlist jazz tutto il giorno. Faranno bene la New Music Friday, ma non è detto che facciano bene la musica della ACM. Ok, quindi va tenuta in considerazione questa cosa, va differenziata sia da ascoltatori che da fruitori di musica, a maggior ragione da futuri produttori. Ok? YouTube. No way. Ok. YouTube paga pochissimo, in realtà non stiamo parlando di YouTube Music, stiamo parlando delle visualizzazioni, ovviamente le visualizzazioni si entra in un altro campo, in un altro ambito. Quanti di voi ascoltano musica su YouTube? Per i video. Per i video?
Ok? No, sapete perché ve lo chiedo? Perché, dai. Usi, sì, però quella è una piattaforma, ok, YouTube Music, che è tipo Spotify. Però. Sì, sì, ok. Ok, sì, quindi guardi il... Ok, no, ve lo chiedo perché è un po' cambiata nell'ultimissimo periodo. Vai. Alcune cose... È alzato la mano per lei? No, no. Sei un signore? Cioè, alcune magari se vuoi vedere un'esibizione live o un una determinata versione che non c'è su Spotify. Certo. Però lo usi come piattaforma video, mi viene da dire. No, vi ho fatto questa domanda che mi sembrerà sciocca, ma perché fino a poco tempo fa, fino a un paio di anni fa, YouTube veniva utilizzato come motore di ricerca, prevalentemente. E c'era l'abitudine ad ascoltare musica su YouTube perché uno non è abituato, non era abituato a ricercare musica su Spotify. Tu lo ascolti così, vero? Per cui al netto della qualità che è più bassa, tutta una serie di problemi di carattere proprio qualitativo, c'è anche quel problema lì, okay? Però questo anche qua ci deve far pensare che al momento in cui io attivo una strategia di comunicazione non posso prescindere dall'utilizzare YouTube, no? Cioè, mentre potrei dire vabbè, però insisto su Tidal perché faccio un certo tipo di jazz, caspita, però se la maggior parte delle persone ricercano musica su YouTube ci devo essere in qualche modo, no? Sì, sì, no. Stavi confermando? Mi fa piacere. Bene. Vi faccio vedere questa cosa, preso da un articolo di un giornalista che si chiama Fabrizio Galassi, che uscì un po' di tempo fa, ok? Quindi è un po' vecchio, sono due slide un po' vecchie, ma mi sorpresero quando uscì. Perché nel parlare appunto di monetizzazione e di come è cambiato il mercato, voi cambia poco perché voi siete nati con questo mercato, per cui non conoscevate quello prima, benissimo, cioè, quindi non vi serve avere un benchmark, un paragone col passato, però è interessante. Cioè, se noi dovessimo pensare solo allo streaming, ok, no, non riusciremo a camparci probabilmente. Non potrà essere la nostra unica fonte di guadagno, se poi penso a quanto ci ho messo 2 anni per fare quel disco, mamma mia. Cioè, avrei bisogno, per guadagnare 1200 euro al mese, un po' grossolana, ma passatemelo, dovrei fare 330.000 stream su Spotify ogni mese, ok? Oppure dovrei fare 1237 digital download di iTunes, che nel frattempo è morto, quindi devo aggiornare la slide perché non c'è più neanche iTunes, quindi non ho neanche più questa chance. Oppure fare 120 ore di lezione, oppure 15 concerti, oppure vendere 150 magliettine. Ovviamente... qui la chiave, no? Cioè, prego. Ma quelle opzioni erano sì, no, erano cioè, questo vuol dire che se io dovessi pensare a vivere solo con lo stream, quindi puntare tutto su Spotify, dovrei fare così. È ovvio che è ambizioso. Per le ambizioni, cioè, però è ambizioso, ok? Quindi no, quindi bisogna pensare in un'altra modalità, cioè bisogna pensare che è l'insieme di tutto, cioè devo certo pensare ai concerti, certo devo pensare di vendere dei CD o di avere del merchandising, assolutamente devo avere anche i miei contatti su Bandcamp. Caspita, certo devo sperare che iTunes torni in vita e vendere su iTunes, certo devo avere Spotify, YouTube, devo avere tutta questa roba, devo avere una capacità di saper leggere il mercato, di saperlo comunicare. Molto importante, ok? Però c'è una cosa a cui dobbiamo tener conto e dare molta attenzione. Dove li mando i miei fan? Dove lo mando il mio pubblico? Non posso aspettare, non devo credere che il mio pubblico sappia esattamente che mi troverà un po' qua, un po' qua, un po' qua, un po' qua. Devo essere io ad avere molta attenzione, molta cura del mio pubblico e dire: ragazzi, sto uscendo con un progetto discografico, lo troverete su Spotify, lo troverete qui, venite ai concerti. Cioè, devo interessarlo in maniera molto scientifica e puntuale. Diciamo che c'è una cosa che io non apprezzo e che cerco sempre di far sì che gli artisti con cui lavoro evitino questo approccio, che è l'approccio del: ragazzi, venerdì fuori ovunque il mio nuovo disco. Vado a dire fuori ovunque. Dimmi che lo trovi su Tidal, dimmi che lo trovi su Spotify.
dobbiamo avere molta attenzione alla nostra fan base, dobbiamo conoscerli per nome e per cognome, dobbiamo dirgli noi dove devono andare, ed è solo così che li possiamo in qualche modo interessare sempre di più e farli crescere. Il professore parlava di Bandcamp. Bandcamp è fantastico, è una piattaforma che io adoro, perché ci permette, è una piattaforma che ci permette di fare quello che fa iTunes, di vendere digital download, di vendere merchandising, di fare streaming, ma la cosa più importante di quella piattaforma è che mi permette di avere una mailing list, cioè mi permette di avere traccia dei fan che ascoltano la mia musica e che comprano la mia musica. Ho un nome, un cognome, ho un indirizzo email, cosa che con Spotify non posso fare. Fare delle campagne su Bandcamp è molto utile perché mi permette di tenermi agganciato alla mia fanbase. Ok? Ovviamente teniamo conto nelle varie fasi della performance, parte strategica passa anche da qua, dove andiamo a includere tutti gli aspetti produttivi che abbiamo visti prima. E la promozione, caspita, la promozione, come abbiamo visto, parte proprio dall'inizio, no? Cioè inizia da lontano, cioè inizia anche dalla fase di scrittura creativa, inizia proprio in quell'ambito. E con promozione cosa facciamo? Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo iniziare a creare la presenza online. Altro errore da evitare, vi dico gli errori, perché così insomma li eviterete. Non è una buona idea attivare un progetto discografico, uscire con un disco e poi aprire un profilo Instagram, un profilo TikTok, un profilo Facebook, non ve lo racconto neanche. Non è una buona idea, perché arrivi alla fine, quando è che inizierò ad attivare questi profili? All'inizio, quando starò lavorando alla fase creativa e inizierò un po' alla volta a creare la mia comunità. Ultimamente, a seconda anche dei generi, è molto utile lavorare anche con Discord. Usate Discord? Più per il gaming, magari no? Cosa seguite? Le chat? Ok, qualcun altro lo usa? Tu? Ah, per quello più che altro, ecco. Discord, Telegram sono sicuramente delle applicazioni molto utili per tenere salda la comunità, e se partono da prima ovviamente ci aiuta tutta una serie di cose. Sito web personale non è mica una banalità, il sito web va fatto assolutamente, perché sarà lì dove poi andremo a veicolare tutta una serie di informazioni e potremo fare anche delle campagne orientate alla SEO, adesso non entriamo nel tecnico, però dove quando uno va a fare una ricerca su Google o su YouTube è un po' più facile che mi si trovi, diversamente no. E ovviamente creare un weblog personale, ci sono tutta una serie di azioni che possiamo fare che sono utili sempre ad interessare una comunità. Partecipare ad eventi artistici per mutare il proprio lavoro e connettersi, stiamo andando lunghi, poi non vi faccio vedere delle slide, l'importanza del networking, andare ad ascoltare musica, quando ci sono i vostri colleghi, i vostri amici che suonano, andateci, perché quello è il modo per iniziare ad avere un'attività concertistica, è molto importante. Un altro degli errori è andare nei locali quando c'è il bisogno di andare a suonare, no? Ma mi dai una data, ma mi fai suonare, ma non ti ho mai visto, non so chi sei. Questa cosa invece è importante, imparare ad andare ad ascoltare gli altri, proprio perché vi fa crescere, cioè sentite altri artisti, altri musicisti, vi confrontate, ma iniziate anche a conoscere delle persone, a raccontare quello che fate, questa cosa vi rimarrà molto, molto attaccata. E creare una mailing list per mantenere i propri fan e acquirenti informati sulle prossime opere discografiche. Anche qua, avere una mailing list è importantissimo, si inizierà magari con una prima cerchia di amici e parenti, e poi diventerà sempre di più, ma averla voi, generalmente nel mercato, nell'industria discografica e non solo, i dati non ce li hanno mai gli artisti, i dati ce l'ha la società di ticketing, ce l'ha la casa discografica, ce l'ha il distributore, ma non ce l'ha l'artista, ma quei dati lì sono dell'artista. E se voi non iniziate ad avere un filo diretto con la propria fanbase, non avrete mai, come dire, non sarete mai come Taylor Swift, ok? Connettersi con altre persone nell'industria artistica, questo è molto utile, ha a che fare con networking, ma è una forma di promozione a tutti gli effetti. Ci sono fiere, ci sono meeting, ci sono incontri come questo, ma ce ne sono, frequentateli.
Milano c'è la Milano Music Week, Brescia quest'anno farete e faremo un sacco di attività, no? Sono importanti per conoscere le figure magari chiave dell'industria. Creare opuscoli, brochure, partecipare a workshop e seminari, ci sono, per chi è interessato alla composizione, ci sono anche in ambito popular molte attività di composizione organizzata, cioè, ci sono molti editori che organizzano dei camp di scrittura dove mettono in condivisione giovani compositori, giovani autori per darsi un tempo entro 3 giorni di scrivere un album. Da lì sono nati i migliori autori e compositori che abbiamo oggi in Italia. Frequentateli, informatevi, ha a che fare anche questo con la promozione. Avere sempre, sempre, sempre prescritti aggiornati materiale fotografico e tutto quello che ne consegue. Strumenti utili, e poi andiamo a chiudere perché vedo che stiamo arrivando verso l'una. Tutto quello che vi ho raccontato, ovviamente ci sono tutta una serie di software, tools che vi possono tornare utili, che sono quelli che vengono utilizzati anche sostanzialmente dall'industria. Per quanto riguarda la produzione, ovviamente i software di scrittura. Cosa usate come software di produzione musicale? Quindi l'hai riconosciuto, ok. Orco! Complimenti. Ableton? Finale? Cosa studiate? Studiate un software? Più software? Audacity? Reaper? Ok, Studio One? Conoscete? Ottimo. Beh, allora, mi permetto di una piccola... ovviamente al giorno d'oggi i software ci permettono di arrivare alla produzione completa, no? Ciò non toglie che anche un giorno, quando lavorerete o se già lavorate con, e mi auguro lo facciate con degli studi di registrazione professionali magari di livello superiore, che ci permettono di avere anche delle sale ripresa fatte in un certo modo, i software intervengono in tutta la fase di preproduzione, quindi ci saranno utili per fare tutte quelle attività di preproduzione che magari saranno propedeutiche alla registrazione. Piccolo consiglio che vi do, i software sono più o meno tutti uguali al giorno d'oggi, nel senso che sono tutti di alto livello, abituatevi a farvi la vostra cassettina degli attrezzi con i vostri plugin, con il vostro gusto, con il vostro suono, con i vostri kit di batteria, cioè questa è una cosa che un po' alla volta ha a che fare anche con la strategia in qualche modo, no? Perché vi permetterà di avere una vostra identità musicale e artistica. Beh, Canva, quanti usano Canva? Guardato, per cosa lo usi? Scusami, sono sordo. Ok, solo lei? Copertina? No, anche tu. Canva è molto utile perché vi permette di fare appunto artwork, copertine, reels, stories, tutti i formati necessari, video, grafiche, non solo. Ma la cosa più importante di Canva è che vi permette di condividere, cioè di avere un progetto in condivisione anche con altri, se magari dovete fare una prima bozza poi da condividere con un grafico professionista, utilizzate Canva e poi dopo il grafico ve lo finalizza. Questo però è sicuramente un tool sperimentale molto, molto, molto utile, molto interessante. DistroKid, tu usi DistroKid, vero? Allora, cos'è DistroKid? Abbiamo parlato di piattaforma, abbiamo parlato di Spotify. Mentre io posso caricare un video su YouTube da utente, mentre io posso caricare un video su TikTok da utente, non posso caricare un brano su Spotify da utente. Posso farlo su SoundCloud, posso farlo su Bandcamp, ma su Spotify ad oggi ancora no. Per poterlo fare serve un contratto con un distributore. Il distributore è una sorta di barriera all'ingresso, no? Poi in realtà potremmo parlarne per ore. E quindi bisognerebbe avere un contratto, dovresti essere un produttore discografico e avere un contratto con un distributore che ti permetta di mettere sulle piattaforme e di fare promozione sulle piattaforme. E i distributori, quelli ufficiali, a parte le case discografiche, la Universal, la Sony, BMG, sono 3 ormai le multinazionali, le altre utilizzano dei distributori che sono prevalentemente rivolte alla discografia indipendente. Questi distributori, ve ne cito 3. Believe è un distributore,
Artist First, distributore italiano, Believe è un distributore francese, una multinazionale, però c'è anche in Italia. E In Grooves è un altro, poi c'è anche Orchard, insomma sono 4-5. Per poter avere un contratto però devi essere una casa discografica o un produttore indipendente. Ci sono però delle realtà tipo DistroKid che permettono di caricare i tuoi brani attraverso questo distributore, che non è una casa discografica, evidentemente si paga una piccola quota annuale o una quota ad album e poi dopo ti vengono ridate le royalties. Ci sono differenze con i distributori, diciamo, quelli ufficiali? Sì, c'è qualche tipo di differenza, se non altro che un distributore ufficiale ti mette a disposizione un label manager che ti accompagna proprio nella costruzione di una campagna di promozione per l'uscita discografica. In questo caso è self-publishing puro, quindi fai tutto tu, carichi e hai la gestione totale, ok? Ce ne sono anche altri, ma vi segnalo questo perché è quello più serio e strutturato. Perché vi dico serio e strutturato? Perché c'è un rischio? Sì, il rischio è che distributori meno seri e meno strutturati di DistroKid potrebbero decidere da un giorno all'altro di chiudere e voi perdete tutta la vostra musica, ok? Quindi bisogna fare un certo tipo di attenzione. Cioè la perdete sulle piattaforme, ovviamente, dovete poi ricaricarla. Abbiamo visto, ce l'ho col tempo, continuiamo a guardare l'orologio, sono fissato. Time management, ci sono tutta una serie di applicazioni che ci aiutano a gestirlo il tempo, ci aiutano a gestirlo nel migliore dei modi. Conoscete, utilizzate? Trello, Asana, sapete cosa sono? No, avete sì. Ok. Sono delle piattaforme che ci permettono di mettere dei task, di fare dei calendari, di metterci le scadenze, anche qua perché sono interessanti, si utilizzano nel project management a tutti gli effetti, quindi anche nei percorsi discografici ovviamente, ci permettono di programmare anche delle campagne di comunicazione. Provate, sperimentate, la cosa interessante di entrambi è che ci permettono di lavorare in team. Okay, quindi di avere il nostro gruppo di lavoro, la nostra band, ci mettiamo il nostro calendario prove, quando devono essere pronti i pezzi, quando devono uscire, e un software anche di chat di comunicazione. Sì, guardate, ve lo faccio anche leggere, scusate voi. Uno si chiama Trello, uno si chiama Asana. Ce ne sono molti, questi sono quelli più utilizzati. Io vi sto facendo vedere delle app, dei software che si utilizzano nel mondo dell'industria, cioè probabilmente se lavorerete con un'agenzia di booking di alto livello utilizzerà questi strumenti, quindi se iniziate a usarli anche voi siete, come dire, un po' più facilitati. Ovviamente la suite Google, avrei potuto prendere Dropbox, però diciamo che la suite Google è quella più utilizzata da tutti, cioè chi fa produzione di eventi dal vivo utilizza Drive, utilizza il calendario. L'utilizzo del calendario non è una cosa banale, cioè vi assicuro che lavoro con qualche artista di cui non faccio il nome, che quando si vede la copertina del tour pubblicata dice: ah, ma il 25 maggio siamo a Carpi? Perché non mi hai avvisato? Calendar ti manda una notifica. Abituarsi a utilizzarlo può salvarvi a volte anche un tour, ok? Ci sono poi dei software, e poi dopo andiamo in chiusura, legati invece proprio alla promozione. Non so se li avete visti con Vale, questi, Valentina. No, ah no, voi però non avete fatto il salone di Valentina, scusate. Non avete visti. Ok. Anche questi sono due che riguardano la promozione, uno che riguarda invece la gestione delle metriche. Hootsuite è un gestionale che vi permette di programmare le campagne sui social, ok? Quindi se voi avete un piano editoriale piuttosto complesso, avete visto che se dobbiamo tener conto di tutto il percorso in uscita discografica e dobbiamo partire a comunicarlo dall'inizio, abbiamo 2 anni di piano editoriale da dover gestire. Avrete anche una vita, mi auguro, ok? Quindi questo vi può salvare la vita, cioè potete decidere di avere una giornata, magari la domenica pomeriggio, no, non è che pomeriggio uscite, è un altro momento in cui vi programmate i post della settimana. Hootsuite vi permette di programmarlo su tutte le piattaforme, quindi di fare il vostro piano editoriale su tutti i social che volete, anche differenziandoli,
e vi permette anche di fare delle attività, delle campagne di marketing a tutte le effetti e di vedere anche i risultati, okay? Quindi di tenere anche il monitoraggio. Qualcuno lo usa? Bene. MailChimp, ovviamente il software leader di gestione di newsletter. La newsletter, la mailing list è uno strumento importantissimo, importantissimo. Okay? Proprio attraverso la newsletter, lo vedo con Marlene Kunz, il 90% delle comunicazioni attraverso newsletter vanno a buon fine. Quelle sui social magari fanno un sacco di like, ma si disperdono. Cioè, se devo dire, inizia il tour, c'è il disco in vendita, venite, è un'informazione riservata solamente al fan club, è una informazione esclusiva, lo faccio attraverso la newsletter. Okay? E MailChimp vi permette di fare tutte le campagne informative attraverso mail. Qualcuno usa MailChimp? Beh, sto dando un sacco di strumenti allora nuovi, contenti. Vi faccio vedere una cosa invece un po' più particolare, questa è proprio da addetto ai lavori, e si chiama Chartmetric. Okay, segnatevelo, anche solo per curiosità. Chartmetric potete fare anche delle cose gratuitamente, per quello vi dico segnatevelo, andate a vedere, poi per utilizzarlo in modo approfondito ha un costo anche importante. Con Chartmetric ho la possibilità di vedere tutto quello che ha a che fare con le metriche del mio progetto artistico musicale. Tutto vuol dire come sta andando Spotify, se il brano è passato in radio, qual è il mio audience, come è andato il mio post su Instagram, quante persone stanno condividendo il mio brano sulle reel di TikTok, quali sono le challenge su TikTok che stanno funzionando, qual è il ranking mondiale del mio progetto artistico. Mi permette anche di fare una cosa molto simpatica per gli addetti ai lavori della mia età, che sono diventati pigri, non hanno più tanta voglia di andare in giro a fare chilometri, che è A&R, mi permette anche di fare scouting, cioè di vedere quali sono gli artisti che non hanno contratto magari e che stanno iniziando ad avere una propria fan base, ok? Ma mi permette anche di fare delle comparazioni, del benchmarking, ok? Delle comparazioni per dire, se il mio progetto artistico può essere considerato simile a quel progetto artistico, come va quel progetto artistico? Come sta funzionando? Quali sono i temi che meglio funzionano? Come comunica col proprio pubblico? E posso andare a fare delle comparazioni e strutturare una strategia sulla base dello spionaggio industriale. Ok? Chartmetric, guardatelo, può essere sicuramente utile al vostro lavoro. Bel caos, abbiamo visto un sacco di cose, ma vi lascio con una citazione che capiamo in tre. Ho deciso di non scrivere più. Grazie per l'attenzione, ma grazie per l'attenzione. Quindi se avete delle domande, volentieri sono qua, e se no diversamente è stato un piacere conoscervi. Thank you.